Buonasera, eccoci qua, benvenuti a Fuorigioco. Dopo 150 giorni, dobbiamo dire Federica, senza calcio, siamo qua che dobbiamo cercare a parlare di calcio ed emozionarci a parlare di calcio. Per cui, per il miglior modo per emozionarci, sai qual è? Avere te in studio. Mamma mia! Non te l'aspettavi questa? Ma buonasera! Ma buonasera! Buonasera, buonasera! Che frecciatina! Buonasera a tutti voi, bentornati qui su Fuorigioco. Vi presentiamo, come sempre, il nostro carissimo Federico, che è qui con noi anche oggi. Soffro questi 150 giorni senza calcio, dai. Però sì. Dai, avanti. Secondo me qualcosa da dire la troverai anche oggi. Sì, ho sì. Sto mezzo dubbio. Bene, oggi ospite speciale qui con noi, abbiamo il piacere di avere Nicola Zanini. Buonasera Nicola. Buonasera a tutti. Ricordiamo Nicola, ex giocatore degli Juventus, Sampdoria, Napoli, ma soprattutto giocatore del Vicenza. Non solo giocatore, ma soprattutto allenatore del Vicenza. Oggi attualmente allenatore della Luparense, l'anno scorso allenava l'Este. Inizio con dicendoti grazie Nicola, e tu dirai grazie di che? Grazie perché da tifoso vicentino voglio, penso a nome di tutta la tifoseria biancorossa, ringraziarti per aver gestito una situazione quasi impossibile, veramente nel miglior modo, perché io ho un ricordo bellissimo di come hai allenato Vicenza nel momento più difficile della storia biancorossa, vorrei dire, no? E questo sicuramente ti fa onore e soprattutto ti ha fatto diventare a pieno titolo, ti ha fatto entrare nel cuore dei tifosi biancorossi, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, nel senso che adesso vissuta, passati qualche anno, passato un paio d'anni, la situazione era catastrofica, però l'abbiamo gestita, l'abbiamo portata a casa bene, sani e salvi, abbiamo rischiato il baratro ma non ci siamo caduti, quindi per me è stata una soddisfazione doppia, come dicevi tu, da vicentino e tutto quello che ne consegue, quindi chiuso un capitolo importante della mia vita e mi ha fatto enormemente piacere, l'affetto c'è sempre, lo vivo giornalmente vivendo anche in città, quindi è stata una grande soddisfazione. Adesso ho un'altra carriera, un'altra vita mia. Però. Beh, però penso che un'esperienza così, sentivo l'altro giorno Pippo Inzaghi che raccontavano, lo provocavano un po' sull'esperienza Milan, no? Lui diceva che allenando il Milan ha capito di essere un allenatore e da lì infatti ha iniziato una carriera. Potrebbe essere la stessa cosa a te, che allenare un Vicenza così in difficoltà ti ha fatto capire che fare allenatore è una cosa che ti riesce bene? Sì, sicuramente lì c'è stata più una gestione che un allenare, perché non era semplice allenare in quelle circostanze, però di sicuro gestire una situazione così complicata in una piazza così importante, ci siamo fatti i complimenti da soli tra virgolette, perché non era semplice, quindi c'è stato l'aiuto di un sacco di persone, cioè abbiamo veramente gestito tutto in maniera dividendo i compiti, quindi è stata un'esperienza importante, la soddisfazione è proprio quella di aver chiuso in maniera positiva. Io ricordo in particolare un'esperienza che è stata questa. Tu allenavi in quel momento la Beretti e la Beretti avrebbe dovuto andare a giocare a Padova una partita al posto della prima squadra, perché la prima squadra era in sciopero perché non prendevano i soldi. E i tifosi si sono messi fuori dallo stadio, c'erano almeno 500-600 tifosi, forse anche di più, perché non volevano che voi andaste a Padova a giocare quella partita. E tu, mi ricordo che sei uscito fuori a parlare con i tifosi e poi siete stati insieme, avete trascorso una giornata assieme con i tifosi e addirittura mangiando assieme. Abbiamo collaborato tutti insieme, fuori dai tifosi, gli allenatori, staff, giocatori, c'è stato un cammino insieme, abbiamo gestito tutte le situazioni senza creare rotture, senza creare situazioni, perché c'era già veramente una situazione difficile. Quel giorno lì in particolar modo abbiamo praticamente, da una situazione tra virgolette drammatica di non andare a fare una partita importante come quella che era la di Padova, l'abbiamo girata in una giornata per stare insieme e per condividere in quel momento lì un po' tutto. Bello. Io vorrei fare un attimo una liaison con quello che ha detto prima il nostro Franco parlando di Pippo e parlando di persone abbastanza note, no? Però vorrei farlo leggendo la cartellina perché ho una richiesta particolare per te. Certo. C'è scritto: Nicola, ci racconti la tua esperienza con Roberto Baggio? Tra parentesi, la nostra assistente in studio Marina chiede se glielo fai conoscere. Eccola lì. Io da vicentino, quando io ho fatto le giovanili alla Juve quindi, e lui giocava nella Juve, quindi per me è sempre stato come il mio idolo da ragazzo e lo stimo tuttora come persona,
l'ho rivisto qualche volta qua a Vicenza, quindi non è che posso dire siamo amici, però è una persona che stimo, è una persona che ho avuto modo di conoscere e che ritengo essere una persona al quale hai fatto anche un tunnel. È stata un aneddoto raccontato, forse probabilmente neanche volevo, quindi quindi ma questo, ripeto, mi sono quasi vergognato in quel momento lì, però ripeto, è sempre stato un punto di riferimento per me, quindi poi ripeto, da vicentini ancora di più. Ancora di più. Ancora di più. Bene, parlando di presente, Nicola, possiamo dire che l'esperienza est è stata un'esperienza importante, un'esperienza forte sicuramente, dove avete fatto anche, hai fatto bene, insomma, sei andato, hai rispettato gli obiettivi che c'erano, certo, da rispettare. Sì, abbiamo stato due anni importanti, due anni dove abbiamo lavorato molto bene, dove mi sono serviti molto e penso che abbiamo lanciato dei giocatori, abbiamo lanciato dei giovani, abbiamo fatto anche giocare benino la squadra, quindi è stato molto importante. Adesso affrontiamo questa nuova avventura San Martino. Tra l'altro a est tu avevi parecchi giocatori, sì, che venivano dalla Berretti del Vicenza, che quindi avevi, diciamo, conosciuto a Vicenza. Sì, sì, abbiamo anche nel mio staff ho avuto anche Pietro De Giorgio, c'era Massimo Mattiazzo, Gino un paio d'anni fa, quindi c'è stato sempre un filone con Vicenza, tanti ragazzi che arrivavano dalla Berretti, tuttora a San Martino qualche ragazzo verrà con me, quindi c'è un filo conduttore. È un forte legame che si crea poi, no, spesso tra i giocatori e gli allenatori, che poi si riportano nelle varie società. Parlando di Luparense sappiamo tutti essere una società ambiziosa che non vuole partecipare ma vuole vincere. Questo è una responsabilità in più per te, Nicola, ma tu, avendo giocato su società importanti, non sei certo spaventato da questo? No, assolutamente. Ci siamo conosciuti quest'anno col presidente, una persona che è ambiziosa, nello stesso tempo parlando abbiamo stabilito anche un progetto che può andare anche al di là di un anno, e di costruzione, vuole divertirsi, speriamo di farlo divertire e sicuramente l'ambizione è da parte di tutti. Giocare senza ambizione non la vedo possibile, neanche, certo, neanche una partita a carte io gioco senza volerla vincere, quindi ripeto, è sicuramente una società che quest'anno vorrà dire la sua, è un campionato difficile come la Serie D. Eh sì, perché poi hai un sacco di... Tu ormai adesso l'hai conosciuto, sì, bene il campionato di Serie D. È un campionato molto interessante che si avvicina molto alla C come qualità. Probabilmente la differenza più grossa è il fatto di avere quattro giovani obbligatori da far giocare, quindi abbassa un attimino magari la qualità di per sé di esperienza, avendo quattro giovani, e quindi avendo quattro obbligatori in campo vuol dire averne 10-12 in rosa. Quindi probabilmente è solo questa la differenza, ma tantissimi giocatori della C che giocano in D e tantissimi giovani che secondo me sono validi per il salto nei professionisti. Beh, insomma, magari anche qualche ragazzo giovane è un po' più di grinta, un po' più di entusiasmo, sì, essendo... No, assolutamente, c'è molto da lavorare e il campionato è un campionato valido, specialmente il girone C, Veneto, Friuli e Trentino, che c'è un molto equilibrio e le partite sono molto tirate. Ci chiedeva la Federica se tu sei d'accordo, eri uno di quelli che voleva ancora il 99 fuori quota o se ti va bene anche il 2002. No, tra l'altro adesso hanno messo il 99 fuori quota, mi va benissimo, anche perché benissimo. Noi abbiamo dei 99 bravi, quindi speravamo in questa... Quindi sei uno di quelli che ha tifato per... Sì, noi hai capito, lui già ce li ha pronti in casa. Abbiamo votato per questo, c'era da votare. Bene, io farei un attimo di pubblicità, torniamo qui subito a Fuori Gioco. Bene. La salute della tua bocca è la nostra missione. Comfort e sicurezza sono i nostri obiettivi. Abbiamo introdotto tutte le prescrizioni governative validate dalla comunità scientifica. Dispositivi di protezione individuale, triage e distanziamento sociale. Misure di sicurezza aggiuntiva nella pratica clinica. Disinfezione e decontaminazione accurata. Abbiamo pensato a tutte le fasi del tuo percorso in clinica dentale. Clinica dentale.
un team di professionisti per la tua sicurezza. Pensa alla libertà, pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Bene ragazzi, bentornati qui a Fuori Gioco. È arrivato il momento di dare la parola al nostro Federico. Siamo in un momento veramente cruciale, direi, perché le squadre cominciano a essere presentate. Per esempio questa settimana abbiamo veramente molte società che cominciano a presentare la loro squadra. Vuol dire che praticamente hanno esaurito il lavoro di composizione della rosa e arrivano a questo momento ufficiale. Le presentazioni saranno sempre un po' particolari, diciamo, nel senso che si dovrà comunque rispettare questa fase di attenzione, quindi niente grandi e grandi assembramenti, ma semplicemente dei momenti di incontro in cui le società fanno un po' il punto della situazione con i ragazzi che magari non vedono anche da qualche tempo. E quindi anche questo potrà essere un'occasione di socializzazione e di incontro significativo. Però al di là di questo resta sullo sfondo un ragionamento sicuramente importante, che è quello di capire come inizieranno questi campionati. Intanto questa settimana sono arrivate le prime informazioni sull'inizio per esempio della Serie D, che sarà verso la fine del mese di settembre, ma per il momento ancora non è chiaro il format dei campionati. Cioè l'idea di fare dei gironi da 18 squadre ormai è stata ufficializzata, però in realtà sullo sfondo rimane sempre, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con Patrick Piton, l'idea di questi gironi a 12. Perché fare dei gironi a 12? Perché c'è sempre incombente il rischio della cosiddetta seconda ondata della malattia, e questo potrebbe portare a una situazione di un certo tipo. Se per caso nel mese di ottobre, di novembre il campionato dovesse essere sospeso di nuovo, avere dei gironi da 18 squadre con la possibilità di fare 34 partite in un campionato, il che significherebbe di dover giocare anche durante la settimana e di allungare anche il periodo fino al mese di maggio, ci sarebbero dei problemi. E quindi la federazione ha fatto il cosiddetto piano B. Piano B vuol dire gironi da 12. Questa ipotesi dei gironi a 12 sta diventando sempre più incombente. Diciamo che secondo molti osservatori nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, la federazione potrebbe anche stabilire di partire con questa seconda ipotesi, che significherebbe praticamente che ci sarebbero 22 partite invece che 34, una promozione per girone e due retrocessioni per ogni girone. L'altra questione fondamentale è capire come si potrà giocare a calcio, perché per il momento rimane, e qui vorrei anche sentire Nicola Zanini cosa ne pensa, sicuramente la questione non ci sarà pubblico negli stadi, almeno nella fase iniziale sicuramente sarà così. E poi quali saranno questi protocolli? Una prima ipotesi, sempre qui vorrei coinvolgere Nicola e adesso gli faccio una domanda, come si potrà fare calcio? Adesso noi vediamo la Serie A. La Serie A abbiamo visto anche ieri sera delle partite, giocano normalmente, ci sono anche dei contrasti chiaramente, ma nei dilettanti il protocollo che verrà stabilito sarà quello di dire evitiamo i contrasti, perché un calcio senza contrasti secondo me non ha senso, viene meno un po' lo spirito del calcio, insomma. Quindi siamo in una fase estremamente transitoria. La federazione, come ci ha detto anche Patrick Piton la settimana scorsa, ancora non ha ufficializzato il famoso protocollo che significa stabilire una serie di regole, perché se le regole saranno quelle della igienizzazione degli spogliatoi, saranno quelle di usare discrezione nell'uso delle mascherine prima degli allenamenti eccetera, sarà una cosa ancora fattibile. Ma se si dovessero imporre delle regole troppo rigide, già sento dire da molti dirigenti che questo diventerebbe un calcio difficilmente accettabile. Tu cosa ne pensi, Nicola, di tutto questo ragionamento? Sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che è impossibile attuare le norme che stanno anche seguendo le squadre di Serie A. Per noi è impossibile assolutamente.
quello di avere un certo riguardo, quindi sicuramente quello di magari vivere lo spogliatoio in un certo modo, si può seguire assolutamente, però il resto tamponi, non tamponi, quindi diventerebbe una cosa troppo difficile da seguire per squadre di Serie D, probabilmente anche per squadre di Serie C, quindi o cambiano un po' i parametri o se no è veramente difficile. Per il discorso contrasti non è possibile, sarebbe un altro sport, quindi neanche anche il calcetto ultimamente li hanno consentiti. Quindi a mio modo di vedere, ne parlavo anche prima con Federica, questa cosa qua o torna alla normalità e si torna a giocare a calcio, se no si sta fermi, cioè la via di mezzo per me non esiste. O si va in campo per giocare a calcio tranquilli e sereni, oppure se c'è tutto questo problema qua si ripartirà a gennaio, pazienza. Cioè, inutile star qua a fare le cose a metà, secondo me non ha senso, anche perché non è gestibile. Io vedo anche nel nostro piccolo qua che stiamo facendo i centri estivi con tutte queste regole qua, cioè non è una logica, insomma, voglio diventa dire. Diventa veramente complicato. E il discorso, per esempio, di evitare, cioè, l'abbraccio tra giocatori quando hanno segnato un gol, va bene, insomma, quello lo possiamo anche pensare, ma sì. Togliere l'agonismo nel calcio non ha proprio senso, insomma. Ma anche l'abbraccio, voglio dire, è una cosa naturale, non è, secondo me non la puoi togliere, io, cioè, come fai a non abbracciarti dopo un gol? Si perde entusiasmo. Ma poi loro, sicuramente, la vita dello spogliatoio, che fondamentalmente è una vita che è di condivisione e tutto, è troppo difficile da isolare i giocatori, sono anche ragazzi, anche giovani, tra l'altro, quindi è molto difficile, è difficile da gestire sicuramente. Cioè, i ragazzi aspettano solo di iniziare il calcio per stare in spogliatoio, per combinare una presa di Bertoldo, e voglio dire che poi è così che funziona, lo spogliatoio lo vivo, lo so, di dove si divertono di più. Altra questione, Nicola, è quella del pubblico, no? Cioè, allora, nei dilettanti magari se la regola che viene imposta è quella dei 40 spettatori presenti, può anche andare bene, perché voglio dire non è che ci siano mai grandissime affluenze, però da voi per esempio in Serie D penso al Cartigliano, il Cartigliano è una società che l'anno scorso faceva una media da 500 a 1000 spettatori alla partita, senza dei spettatori che senso ha fare calcio? Non ha senso, ma non ha senso perché io penso che stiamo vedendo tutte le partite di Serie A, non hanno quella storia, quella di dinamica, quell'aspetto di intensità, si vedono anche partite molto, sembrano quasi delle amichevoli. Guarda, no? Quindi, Nicola, tu che sei stato un vero giocatore, io porto sempre un esempio che senza sostegno del pubblico anche Cristiano Ronaldo diventa un giocatore normale. Cioè, se tu lo vedi, no, mi ricordo un particolare che in Coppa dei Campioni con la Juve ha fatto quella rovesciata mega galattica, e due domeniche fa, tre col Milan, un pallone alto, in Coppa Italia, un pallone alto, l'è arrivato, ha fatto una figura del pantalone, voglio dire, perché non, cioè, proprio detto, guarda te la differenza tra un giocatore con lo stadio pieno e un giocatore con lo stadio vuoto. Quindi per me il calcio senza pubblico non è calcio. Cioè, sicuramente, perché comunque da grinta, no? Ma scherziamo. Sì, ma anche l'adrenalina pre-partita, esatto. Cioè entrare. Sapere che c'è gente fuori che aspetta, vuole vedere. Certo, quindi è tutto diverso totalmente. Adesso è capibile in questo momento, probabilmente si arriverà fino a un certo punto, perché non si può andare avanti così, è sicuramente difficile. So che in Francia mi sembra che vogliano un attimino adesso aprire qualcosina, leggevo in questo periodo, però non so. Ma anche in Germania avevo sentito che avevano una parte dello stadio, un po' di pubblico, no? Poi si vedono le partite in televisione e si sente di tutto, praticamente gli allenatori che urlano, che imprecano, che bestemmiano, cioè veramente ormai il calcio è diventato una cosa. Forse togli la tifoseria, loro ci danno dentro. Forse più coinvolgente per quelli che la guardano in televisione, ma sicuramente è meno partecipata, no? Dovrebbero spegnere i microfoni. Sì, ma perché poi durante la partita, voglio dire, cioè, l'adrenalina comunque dell'allenatore eccetera è alta, e quindi tu per esempio, Nicola, sei un allenatore che urla parecchio o abbastanza tranquillo? No. Non urlo parecchio, non è nella mia indole, nello stesso tempo qualche espulsione l'ho presa anch'io, quindi. No, ma dico a livello di motivazionale con i giocatori. Sì, no, beh, in quel senso. Sicuramente. Lui vuole sapere se sei classico che lunedì mattina sei senza voce. Come qualcuno che conosciamo. Mi capita spesso di essere senza voce il lunedì. Bene, a proposito di tifoseria, io adesso vorrei fare i saluti, però vorrei presentare il tuo agente.
E se Nicolò vuoi venire qui con noi un secondo, gioca a calcio, ci aiuti a fare i saluti. Sì. Ciao Nicolò. Ciao Nicolò. Noi... accompagnato. È giusto? È giusto o no? Tieni d'occhio il tuo papà? Sì. È giusto, è cosa buona e giusta. Bene, con la presenza di Nicolò io vorrei fare i saluti generali. Ringraziamo Federico, come ogni lunedì qui al nostro fianco per sorreggerci. Speriamo di venire fuori da questo tunnel. Ringraziamo Nicola per essere stato qui con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Speriamo di riaverti ospite magari per festeggiare una stagione vincente con la Luparense. Te lo auguriamo di tutto cuore. E verrei molto volentieri. Perché è bello vedere un vicentino che vince. Un vicentino che vince fa sempre piacere. Bene, ricordiamo a tutti di seguirci nei social, di guardare il nostro canale YouTube LP Network. Ci vediamo lunedì prossimo. Sempre 17:30, sempre su TVA. Grazie e arrivederci a tutti. Arrivederci.